questa idea del progetto concreto, noi abbiamo abbiamo due progetti che inauguriamo quest'oggi e poi presenteremo oggi stesso anche il nostro bilancio di missione che riguarda il 2015, ovviamente, quindi l'attività di SWS per il 2015 e che sempre all'insegna della trasparenza e della volontà di rendere chiaro ai cittadini, alle associazioni, al mondo delle imprese, a chiunque, quello che fa questa associazione, come lo fa e come rendi conto in qualche modo la sua attività a tutta la cittadinanza in modo trasparente. Per tornare al libro del dono, quello che trovate sulle sedie è un po' la sintesi della celebrazione di quest'anno, del 4 ottobre, con cui noi abbiamo dato vita, daremo vita a due progetti nuovi. Prima un giornalista mi chiedeva, ma sono cose che riguardano molto il sociale, cosa vuol dire? Che SWS cambia, dà più peso al sociale? No, SWS ha nel suo core business, nella sua DNA, un lavoro sociosanitario, di base, sanitario, sociosanitario, ma da un po' di tempo ormai cerca di rispondere ai bisogni sempre crescenti dei cittadini. E come nasce un bisogno, un'esigenza, noi proviamo a fare un progetto e a dare quella risposta. Questa è una risposta che magari fra qualche anno non c'è più bisogno di dare, allora noi trasformeremo quell'attività, perché io credo che un'associazione come la nostra non può che essere sensibile ai bisogni che nascono in una comunità e cerca di organizzare risposte, anche in sintonia con le cose che già fa. Ovviamente sul sanitario noi facciamo tanto da tanti anni, sul sociale pure, perché abbiamo l'associazione di promozione sociale, la Solidarietà, che ha sede qui, che già diciamo a piano di sopra offriva al centro anziani, per gli anziani organizzata le serate, cene, serate col ballo, eccetera. E quindi, come dire, non è che ci inventiamo qualcosa di nuovo, andiamo sul solco delle tante attività che già SWS ha in piedi e cerchiamo di modularle o di costruire dei progetti che rispondono a dei bisogni che di volta in volta appaiono necessari. In questo senso l'idea della mensa popolare del lavoro, che è un progetto nuovo, è un progetto che nasce con il contributo del Ministero del Lavoro e della Solidarietà Sociale, è un progetto che guarda alle zone, come purtroppo anche la nostra, dove il problema del lavoro, dell'occupazione o anche del costo di chi sopporta, diciamo, magari lavori precari e cose del genere, è un problema molto sentito. Quindi l'idea di utilizzare lo spazio della nostra mensa, della nostra sala pranzo, insomma, con tra l'altro attrezzature e lavori, una cucina nuova in via d'ultimazione, ora la vedrete mentre andiamo poi su a inaugurarla, e come dire, manca ancora di alcune cose che stanno arrivando, ma insomma per fine mese saremo pronti a partire con questo nuovo progetto. Questo progetto è stato realizzato grazie anche al contributo di alcuni soggetti che qui voglio ringraziare, come l'Inca CGL, come la TDT, l'Associazione Fondo di Solidarietà dei Dipendenti di TDT, come la Biolabor, come altri soggetti che sono di Giorgio Parasole, come la Croce Azzurra e come anche singoli cittadini come la Rossella Lupi, che è una nostra consigliera che ha voluto contribuire, e come l'Associazione Accademia degli Avvalorati, che spesso come dire, ha una grande attenzione al concerto per San Francesco. Il sabato scorso il dirigente, insomma, dell'associazione, il presidente, mi ha detto: noi ci inchiniamo davanti a SWS ogni volta che possiamo fare qualcosa per SWS.